Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. È ancora neve e gelo nel Vallo di Diano e nella zona del Tanagro. Questa mattina Caggiano si è svegliato con temperature intorno ai 9 gradi sotto lo zero e i cumuli di neve in alcuni punti raggiungono anche 1,5 metri di altezza. Il problema più grande al momento è il ghiaccio, ma la situazione è sotto controllo, ha detto il sindaco Giovanni Caggiano. In questi giorni abbiamo garantito la percorribilità delle strade e dell'intero territorio. Un'auto della polizia municipale, preceduta da un mezzo spargisale, ha accompagnato un anziano dializzato di Caggiano presso l'ospedale di Polla. La protezione civile del posto sta utilizzando un mezzo proprio e 2 mezzi privati previsti dal piano della protezione civile per garantire la percorribilità delle strade. Invito i cittadini a usare le auto solo in caso di necessità, conclude il sindaco, e ricordo che il transito sulle strade dell'intero territorio comunale è garantito solo ai veicoli dotati di catene e pneumatici da neve. A Sala Consilina invece una perdita d'acqua delle tubature di un'abitazione in località San Rocco ha invece provocato il congelamento di 2 auto che erano parcheggiate nel punto in cui si è verificata la perdita. Questa mattina i proprietari hanno trovato infatti le loro auto ricoperte da uno spesso involucro di ghiaccio. Le bassissime temperature hanno creato anche dei problemi in alcuni abitazioni che sono rimaste senza acqua per diverse ore a causa proprio del congelamento delle tubature. A Sarrufo, invece, per sbloccare l'isolamento in cui versavano soprattutto le località Tempanella, Policeto, Triglio e Piano Marino, il sindaco Michele Marmo ha richiesto l'impiego di 2 cittadini, dividendo le spese con il vice sindaco nell'utilizzo di fondi personali e privati che, con l'ausilio di un trattore, hanno sparso oltre 50 quintali di sale per rendere dunque le strade del paese più percorribili. L'emergenza, tuttavia, dovrebbe rientrare, secondo da piano meteorologico, entro la giornata di domani. Invece, a causa dei disagi provocati dal maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto proprio nel Vallo di Diano, diverse scuole resteranno chiuse lunedì 9 gennaio. Il formarsi del ghiaccio causato dal freddo polare registrato ha infatti indotto i sindaci a chiudere le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Sono invece 10 gli indagati per la morte di Crescenzo Della Ragione, il 27enne di Giuliano che ad agosto del 2015 è morto nella discoteca Ciclope e a causa del distaccamento di un masso presente proprio all'interno della struttura. Sentiamo. Ci sono 10 indagati per la morte di Crescenzo Della Ragione, il 27enne di Giuliano, in provincia di Napoli, che il 10 agosto del 2015 nella discoteca Il Ciclope a Marina di Camerota perse la vita schiacciato da un masso staccatosi dal costone roccioso presente nella struttura. La Procura di Vallo della Lucania ha notificato a conclusione delle indagini 10 avvisi di garanzia al titolare della struttura, al sindaco di Camerota, Antonio Romano, ai 2 tecnici che avrebbero dovuto controllare il costone, al responsabile del servizio demanio del comune, all'ex primo cittadino di Camerota, Domenico Bortone, e ai comandanti della polizia municipale che si sono succeduti dal 2015 al giorno della tragedia. Tutti e 10 sarebbero accusati di omicidio colposo, mentre il titolare della struttura dovrebbe rispondere anche di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Per gli inquirenti, a rispondere di favoreggiamento personale dovrà essere il buttafuori che, dopo la morte di Della Ragione, fece scomparire il masso che lo aveva colpito. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Giancarlo Grippo e svolte dai carabinieri della stazione di Marina di Camerota. Un violento incendio ha danneggiato ieri sera il sottotetto di una palazzina di 3 piani ubicata nel centro cittadino di Monte San Giacomo. Sul posto, allertati dai residenti della zona, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal caposquadra Luigi Morello. I caschi rossi hanno avuto non poche difficoltà per raggiungere la palazzina a causa del ghiaccio presente in strada che conduce allo stabile. Le operazioni di spegnimento del rogo causate
causato probabilmente dal malfunzionamento della canna fumaria, sono durate circa 3 ore. A rendere complicato l'intervento è stato anche il grosso manto di neve presente sul tetto, che tra l'altro ha provocato il crollo parziale, dello stesso motivo per il quale si è reso necessario provvedere allo sgombero. Non si sono registrati fortunatamente feriti e i danni sono stati limitati soltanto al sottotetto. Gli abitanti della palazzina poi sono tutti rientrati in casa, tranne i 4 che vivono proprio nel sottotetto. A Eboli, invece, nel rione Pescara, un marito e padre violento è stato allontanato dalla casa coniugale. I carabinieri della locale stazione hanno infatti eseguito un'ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 55enne del posto. Il provvedimento è la conseguenza di una denuncia sporta all'autorità giudiziaria dalla moglie. L'uomo è accusato dunque di maltrattamento in famiglia. Le indagini dei carabinieri hanno trovato conferme nelle accuse della donna. L'uomo era spesso manesco e inveiva contro i familiari. I racconti fatti dalla moglie descrivono infatti una convivenza impossibile fatta di continui litigi e atteggiamenti violenti. Il giudice ha vietato dunque al 55enne di frequentare i luoghi dove si trovava abitualmente insieme ai suoi familiari. Il marito dunque è stato allontanato infine dall'abitazione di famiglia. Domani invece si voterà per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Sentiamo. Domani, domenica 8 gennaio, si voterà per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Alle elezioni per i seggi di Palazzo Sant'Agostino potranno partecipare soltanto gli amministratori dei 158 comuni del Salernitano, chiamati a rinnovare le cariche del Consiglio, ma non quella del Presidente. Giuseppe Canfora, attuale guida dell'ente, infatti rimarrà al vertice della provincia per altri 2 anni. 3 i candidati del Vallo di Diano che tenteranno la scalata a Palazzo Sant'Agostino. Si tratta del sindaco di Padula e consigliere provinciale uscente Paolo Imparato, di Angelo Marmo, assessore al comune di San Rufo, e di Marianna Morello, consigliere di minoranza al comune di Teggiano. Imparato, espressione del PD nel Vallo di Diano, ha ricoperto già nello scorso mandato la carica di consigliere provinciale. La Morello, già vice sindaco di Teggiano nel 2015, nella giunta capeggiata dall'ex sindaco Rocco Cimmino e tra le poche donne candidate alle prossime elezioni provinciali, domani scende in campo con la lista di Forza Italia, nuovo PSI, mentre la candidatura di Angelo Marmo capeggia nella lista del Partito Socialista. La regione Campania, visti i recenti casi di meningite che si sono verificati in tutta Italia, è scesa in campo con una vaccinazione di massa, soprattutto nei confronti dei minorenni. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato: abbiamo deciso la distribuzione gratuita del vaccino quadrivalente che copre anche il ceppo della meningite più aggressiva fino ai 18 anni. La vaccinazione è prevista per una copertura completa dei bambini e dei ragazzi che frequentano i luoghi più affollati. Il governatore sottolinea che non ci deve essere nessun clima di angoscia per la meningite, la situazione è sotto controllo, infatti ha detto, con strutture pronte a intervenire e a sostituire appunto altre situazioni di emergenza. Le vaccinazioni a partire dalla prossima settimana potranno essere effettuate presso i consueti centri vaccinali delle ASL. Andiamo invece questa volta al Tribunale di Lagonegro. È stato firmato un accordo di intesa per alleviare i disagi dovuti alle cause civili. Ma sentiamo. Firmato il protocollo d'intesa che allevia i disagi agli utenti del Tribunale di Lagonegro per le cause civili. Un vero e proprio regolamento sottoscritto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Gherardo Cappelli e dal Presidente del Tribunale Matteo Claudio Zarrella. Complessivamente sono 12 articoli che indicano le cose da fare per evitare viaggi per cause che poi non vengono celebrate e per giungere presto alla sentenza. Il protocollo fissa tra le altre cose gli orari delle udienze. Sono stati divisi in 2 fasce, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11 alle 14, e per ciascuna fascia bisogna prevedere un numero di cause che consentano di non superare il limite di tempo stabilito. I giudici che non potranno prendere parte al processo dovranno comunicare immediatamente la loro assenza alle parti interessate. Per ragioni di privacy sono state fissate anche delle regole su chi può assistere ai processi. Alcune di queste ricordano che gli avvocati potranno trattenersi in aula solo per le cause in cui
cui sono coinvolti. Il protocollo d'intesa è già in vigore e nelle prossime settimane avvocati e magistrati si incontreranno per tracciare un bilancio e apportare eventuali modifiche. Al vaglio anche un regolamento per la cancelleria. Le dichiarazioni di Sergio Annunziata, vice sindaco di Atena Lucana e presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL Salerno, in merito alla sua personale decisione di dire addio alla politica, hanno, come facilmente si sarebbe potuto prevedere, suscitato una serie di reazioni non solo nella comunità valdianese, ma anche tra gli amministratori e politici del posto. Incredulità e sgomento sono state infatti le prime sensazioni palpabili tra chi, come Annunziata, ha condiviso percorsi amministrativi sinergici e fatti di collaborazione e soprattutto di condivisione di difficoltà legate al territorio per gli obiettivi raggiunti. Sono stupito dalle dichiarazioni di Sergio Annunziata, infatti detto Tommaso Pellegrino, spero vivamente che cambi idea e continui il suo percorso politico. Anche il coordinatore DEM del Vallo di Diano, Mimmo Cartolano, ha spronato Annunziata a ritornare sui suoi passi e a rivedere così le sue scelte. Probabilmente questo genere di decisione scaturito da qualche aspettativa non realizzata, ha detto Cartolano. Fare politica non è semplice e comporta una serie di difficoltà. Il tour operator pescarese Balkan Express ha pubblicato alcuni pacchetti turistici in partenza dall'aeroporto di Salerno a partire dall'estate 2017. Vediamo. Il tour operator pescarese Balkan Express ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni pacchetti turistici che includono i voli da Salerno per l'estate 2017 con destinazione Brac e Zara in Croazia e Corfù in Grecia. I collegamenti sono previsti da luglio a settembre con voli settimanali. Nel dettaglio, il volo per Brac sarà operativo dal 22 di luglio al 9 settembre ogni sabato in partenza alle ore 13 da Salerno e alle 15:20 dalla Croazia. Sempre nello stesso periodo e lo stesso giorno è apparso anche il volo per Zara, con partenza dal Costa d'Amalfi alle 15 e dalla Croazia alle 16. L'isola greca di Corfù invece sarà raggiungibile di domenica dal 30 luglio al 3 settembre. A causa del maltempo, l'ultimo appuntamento in programma per oggi nell'ambito della rassegna concertistica I Divini Suoni, organizzata dal Comune di Teggiano, dalla Banca Montepruno e dalla Proloco di Teggiano, è stato rinviato a sabato 14 gennaio a partire dalle ore 18:30 presso la chiesa di San Benedetto a Teggiano. L'ultimo appuntamento con I Divini Suoni vedrà come protagoniste il duo d'eccezione formato dalla giovane Ilenia Cimino al flauto e da Raffaele Maisano al pianoforte, due artisti che ormai da anni condividono i cartelloni con i nomi più prestigiosi del concertismo internazionale e che renderanno ancora più magica l'imponente bellezza della chiesa di San Benedetto di Teggiano. Il Comitato regionale della Campania della Federcalcio ha disposto il rinvio di tutte le gare dei campionati organizzati nell'ambito regionale in programma oggi e domani a causa del maltempo. Sentiamo. Il Comitato regionale della Campania della Federcalcio ha disposto il rinvio di tutte le gare dei campionati organizzati nell'ambito regionale in programma oggi, domenica 8 e lunedì 9 gennaio. La decisione si è resa necessaria per le avverse condizioni meteo che stanno interessando tutta la Campania e rendono quasi tutte le strade intransitabili o percorribili con notevoli rischi e difficoltà. Inoltre, nella nota diramata dal commissario straordinario del Comitato regionale Campania, Sibilia, si legge: considerato che in primo luogo bisogna tutelare e salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori, dirigenti, atleti, arbitri, eccetera, nonché la regolarità delle competizioni, si determina il rinvio di tutte le gare del 7, 8 e 9 gennaio 2017, calcio a 11 e calcio femminile, calcio a 5, calcio maschile e femminile, settore giovanile e scolastico, organizzate nell'ambito del campionato regionale e delle delegazioni provinciali della Campania. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo i nostri contatti che sono 0975 52 0166, l'email info@cosmostv.it, la programmazione su streaming su www.cosmostv.it, oppure potete seguirci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Bene, davvero tutto. Vi auguro un buon fine settimana. A lunedì con una nuova edizione del telegiornale. Buonasera.